a tutti, come sempre ben trovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantic dove tutto quanto è le norme. E oggi stiamo per capire che cosa sta per dirci questa persona, qualcosa che non ci immaginiamo nemmeno. Quindi vediamo di farci sorprendere da quello che ci diranno le nostre Lenormand su quello che stiamo per ascoltare da una persona, e vedremo quale persona. Ovviamente la cosa migliore che potete fare è pensare alla persona che vi dirà queste cose, però cercheremo di scoprire qualcosa in più rispetto a quello che vi aspettate, speriamo in senso positivo. Vi ricordo che sono stese generali rivolte a tutti senza distinzione di genere o di orientamento, che per comodità usiamo la carta 29 della consultante per rappresentarci tutti, quindi solo per comodità. Che trovate poi nella descrizione del video il link diretto alle due varianti, perché ne faremo due, ognuna delle quali associate a uno di questi simboli, la carta della lettera o la carta delle stelle. Potete scegliere anche mettendo il video in pausa, va benissimo, o altrimenti magari avete anche già scelto. Una volta fatto potete ascoltare andando appunto direttamente alla parte che vi interessa. Se non vi sentirete particolarmente rappresentati nella variante che avete scelto, potete anche ascoltare l'altra volta, capita. Così come può capitare che non vi sentiate rappresentati da nessuna delle due, questa volta è andata così, anche se di solito un minimo di riferimento alla nostra storia personale c'è, però insomma siamo tanti, anzi vi ringrazio per la crescita del canale, quindi può anche capitare. Naturalmente nella descrizione del video ci sono anche tante altre informazioni, quindi leggetele se volete per esempio vedere come prenotare consulenze oppure come acquistare le carte, c'è scritto tutto lì. Vi ricordo anche che il 30 settembre, mamma mia, si sta avvicinando, e il 1 ottobre ci sarà questo corso sviluppato su 2 giorni in presenza alla Libreria Esoterica di Milano, dove faremo tutto il Petit Lenormand, da zero al Petit, al Grand Tableau, altro che Petit, no, Petit Tableau non lo facciamo, facciamo il Grand Tableau, quindi da zero, quindi le carte, i loro significati, le loro possibili interpretazioni, la lettura 3, quella, le lineari, la lettura 9 e il Grand Tableau, quindi tutto il percorsone. Ovviamente in presenza si articola tutto in un modo diverso rispetto ai corsi comunque a distanza che continuerò a fare, quindi se potete io vi aspetto, perché è un'esperienza completamente diversa dai corsi online, anche se ripeto anche quelli mi hanno dato delle grandissime soddisfazioni e infatti sono qua. Quindi adesso vi aspetto, trovate anche le informazioni su cartomantic.com alla voce corsi, ma in realtà anche questo rimanda alla pagina principale di iscrizione, che è appunto quella della Libreria Esoterica di Milano. Bene, allora partiamo, quindi vediamo il titolo di questo interattivo, è Non immagini cosa sta per dirti, con 3 puntini, perché i puntini sono 3, e mi immagino che abbiate già scelto la vostra variante, se non fate l'ora. Io metto da parte il primo simbolo, teniamo quello della lettera, partiamo come sempre con il nostro oracolo per vedere che aria tira tra voi e questa persona. Vediamo di capire, sicuramente qualcuno da cui aspettate una comunicazione, vediamo un po'. Wow, il vento cambia direzione, io mi auguro veramente che insomma intanto questa energia rispecchia proprio il titolo, no? Quindi qualcosa che cambia completamente prospettiva. È una carta che di fatto è molto bella, anche se i colori magari e così questo aspetto è un po' sinistro, almeno alla mia, un po' freddo, ecco, diciamo, i colori sono un po' freddi, però in realtà è una carta che presuppone un cambio bello potente, quindi per me i cambi potenti sono sempre qualcosa di positivo, per cui abbiamo questa energia generale, è qualcosa che sta veramente cambiando la situazione. Potrebbe anche riferirsi al fatto che ultimamente le cose tra di voi hanno cambiato direzione, quindi magari c'è stato un allontanamento, però insomma qui è come se già ci stesse portando in un'atmosfera di cambio, quindi più che al passato lo vedo riferito a ciò che si sta incamminando verso di noi. Vediamo le energie tra voi e questa persona e, come si dice, anche se è un'espressione che io non amo, tagliamo la testa al toro. Allora, vediamo, lotta e totalità, urca. Allora, situazione conflittuale, manco a dirlo, dove però il conflitto è tra un elemento di lotta, di contrasto, di confronto anche bello acceso, e la totalità. Quindi questa è
classico, odio, amore. Oppure, se vogliamo scalare un attimo la marcia, più che odio, amore, conflitto e momenti invece di assoluta pace e connessione. Se ci sono questi momenti con delle persone, altro che. Quindi è un'energia decisamente mossa quella sulla quale ci troviamo ad indagare adesso. Vediamo un po' quali sono le vostre energie in merito. Quindi, allora, qui abbiamo delle energie che sono di rimpianto. Ricordo anche, lo so che uno dice allora che cosa li usi a fare. Però allora io lo Shozen è un mazzo che amo perché appunto estrapola è poi un mazzo di tarocchi le energie diciamo non essenziali perché è impossibile ridurre un mazzo di tarocchi all'essenziale, andrebbe veramente contro la sua stessa natura. Però diciamo che estrapola appunto le energie che ci servono in questa fase della lettura. L'otto di spade io più che senso di colpa, per carità può essere anche questo, però lo vedo come quello che in realtà è soprattutto nei Rider-Waite, cioè questa sensazione di non poter fare niente, di essere sì afflitti, di non avere via d'uscita, di non avere risorse, quindi sì, anche senso di colpa, di rimpianto di aver fatto cose e di non poterne fare. Quindi qui abbiamo un primo momento con tre di coppe, quindi qua qualcosa che è andato molto bene, poi dopo purtroppo qualcosa è andato meno bene, perché qua abbiamo l'esperienza, qui c'è stato un qualcosa che si è sviluppato tra di voi, adesso siete, vi sentite in un momento di stasi, come se questa persona non vi stesse dando quello che volete, quindi magari non vi sta dando la sicurezza, per esempio, di una relazione, o non vi sta dicendo quali sono i sentimenti, o non vi sta rassicurando, insomma, comunque questa è una fase, diciamo, di impasse da parte vostra, però qui c'è qualcosa e infatti abbiamo il vuoto, la repressione e l'amicizia, oh no, allora, scusate, niente di grave, solo che quando vedo queste cose mi cascano le braccia. Qui era iniziato qualche cosa. Era iniziato qualche cosa che però poi si è fermato perché questa persona non ha avuto il coraggio di andare avanti e in questo momento siete nella fase di amici. Amici, sì, c'è una bella amicizia. Tutte e due sapete che non è amicizia, però qua c'è proprio una repressione, l'incapacità di portare avanti i propri sentimenti. Che roba. Allora, integrazione, silenzio, esistenza. Fortunatamente potreste anche aver rimpianto voi di esservi dichiarato, di aver detto qualcosa per far capire meglio i sentimenti. Questa persona si è ritratta oppure ha capito che le cose stavano andando avanti e quindi ha detto no, siamo amici, vero? Ecco, una cosa del genere. Fortunatamente qui, amici, no, cioè. C'è molto di più qua e quindi in questo momento di chiamiamolo silenzio, ma non silenzio, non è detto che siate in silenzio perché non vi parlate più, però non si tocca più quell'argomento. In questo momento però le cose hanno continuato ad andare avanti, quindi questa persona adesso sta nascendo proprio il desiderio invece di andare più a fondo, solo che ha combinato il patatrac, quindi non sa come uscirne. Complimentoni. Vabbè, insomma. Vediamo, noi dobbiamo capire che cosa sta per dirvi, quindi diciamo che promette bene, no? Come premessa promette bene. Poi vediamo. Allora, qua vediamo un attimo. Qui ci sono mille ipotesi e la paura di scottarsi, che è come dire che questo soggettino in realtà non è affatto convinto, non è affatto soddisfatto di aver fatto un downgrade all'amicizia e pensa e visualizza, immagina, ma ha il terrore di scottarsi. Bisogna capire se ha terrore di scottarsi perché teme che voi ormai non vogliate più niente o se ha paura di scottarsi perché ha paura, punto e basta. E difatti qui ce ne sono di cose da dire. E come? E come? Abbiamo proprio la,
più che l'abbondanza, qua straripano le cose da dire, però abbiamo questa carta di chi si sente prigioniero della sua propria saggezza, quindi sai che saggezza è tirarsi indietro, si sente in un vicolo cieco, quindi al momento diciamo che le vostre aspettative sono rasenti lo zero, il suo coraggio un po' più a sinistra ancora, quindi siamo messi male, no? Io credo che qua non vi aspettiate granché e che comunque sarebbe già una bella cosa se ci fosse un piccolo miglioramento, miglioramento che è nell'aria ma che non sa come esternare, quindi insomma è un po' come si dice a un punto morto, vabbè, ma noi sappiamo come andare a capire che cosa sta per succedere. Vediamo cosa ci dicono qua. E sì, mezzo mazzo anche no, eh. Cioè, metà proprio. Vediamo. Ancora il Papa. Persona super controllata, potrebbe anche essere persona tra l'altro sposata, quindi questo fa riferimento anche a un legame clandestino, ma insomma se andiamo semplicemente a vedere gli aspetti diciamo più spirituali di questa persona, è una persona molto trattenuta, molto anche nella peggiore delle ipotesi perbenista, se ci fosse di modo di mezzo appunto qualche così un tradimento, comunque un dover vivere un rapporto appunto in clandestinità, è una persona che ha dei sani principi molto spesso portati all'estremo, quindi molto trattenuta, molto emana saggezza, però alla fine comunque uno può anche essere saggio ma avere dei sentimenti, è come se non volesse farsi scalpire, sicuramente scalpire, scusa, scalpire no, è anche come se ci fosse da parte sua un desiderio di restare immune dal pericolo di vedersi coinvolto in qualcosa che possa portare poi a eventuale sofferenza, quindi se ne sta chiuso nel suo tombino e dice qui non mi può succedere assolutamente niente, restiamo amici così non perdo il piacere della frequentazione, però non mi sono messa in gioco o messa in gioco. Il vento ha cambiato direzione prima, però per come la vedo io può cambiare anche adesso, quindi andiamo un po' a vedere che cosa ci dicono loro ed eventualmente poi andiamo anche ad approfondire. Vediamo un po'. Ehi, Gigli, persona che come tipo di carattere e come modo di affrontare la vita è molto in linea con il nostro Papa, qualcuno che se ne sta nel suo, però l'idea ce l'ha di farsi avanti. Vediamo che cosa ci dirà, cosa sta per dirvi. Che sta per dire qualcosa. Non abbiamo dubbi, eh. Qui c'è proprio una nuova comunicazione, qualcosa sicuramente di più spontaneo, finalmente. Qui tra Gigli, Papa, Papa di nuovo, il trattenersi, il vuoto, la repressione. Qui siamo davanti a qualcuno che fa una fatica tremenda a parlare, a parte con voi, ma parlare dei propri sentimenti. Quindi c'è qua un moto di spontaneità. Andiamo a vedere questo moto di spontaneità dove porta. Eccolo qua. Allora, un moto di spontaneità di una persona confusa, schermata dietro una nebbia, sicuramente molto molto combattuta, che ha questo bara sulla testa, quindi insomma è una bella resistenza quella di combattere. Quindi che è volutamente in questo momento anche sfuggente, quindi a questo punto estendo la rosa di possibili persone rappresentate qua a persone che si sono volutamente anche allontanate, anche come frequenza, non so, di incontri, magari anche come amici ci si può vedere tutti i giorni, invece qui c'è anche chi ha detto vediamoci un po' meno, vediamoci quando capita,
tanto restiamo amici o siamo amici. Io vi ricordo che qui c'è stato un qualche cosa che non a casaccio ha fatto scattare in voi la molla della convinzione di essere finalmente dentro una relazione o la costruzione di qualche cosa. Poi c'è stata questa chiusura dovuta proprio alla testa, no? È un atto razionale che sta per risolversi. Qui i conflitti sono risolti, no? Risolti, insomma, per quanto possa essere possibile a fronte di una situazione del genere. Abbiamo la vera natura di questa persona che chiede di uscire allo scoperto. Io non vi dico che questa persona vi chieda di avere una relazione subito, perché qui non dice così, vorrei tanto potervelo dire, però qui vi chiede di aumentare o la frequentazione come amici, però sono amici che tutti e due sapete che amici non siete, quindi lascia anche sottintendere che sa che sta dicendo qualcosa che in realtà è qualcosa di molto di più, ma qui c'è proprio l'uscire allo scoperto, quindi potrebbe chiedervi, quindi qui più che dirvi, potrebbe chiedervi di andare insieme in un posto in coppia. Senza per questo dire che vi presentate come coppia, ma è ovvio che se andate per esempio a un matrimonio in due con un atteggiamento come quello che vi viene spontaneo, anche se non andate col cartellino dicendo sono in coppia con quello di fianco, si capisce che qualcosa c'è, di andare in posti dove il fatto di presentarvi insieme possa dare adito a conversazioni su di voi, questo è proprio un dirvi che vuole uscire allo scoperto, non vi parla di relazione, però vi chiederà di, vi dirà che vi vorrà accanto in un'occasione in cui molto facilmente inizieranno, chiamiamole, voci sul vostro conto, dove insomma presentandovi insieme è chiaro che qualcosa c'è, ok? Quindi non ha ancora il coraggio di venirvi a dire. Siamo una coppia, questo non ve lo dice, però è un superare un periodo di chiusura sua volontaria, un capire comunque che vuole avervi nella sua vita e un chiedervi di essere presente, di essere con lui o con lei in un'occasione in cui, anche se non andate dicendo siamo in coppia, è facile pensarlo, quindi è un presentarsi in pubblico insieme. Vi dirà tra l'altro che ci avrà pensato molto bene, che per inizialmente non voleva, perché comunque l'energia è ancora di chiusura, perché non vi aspettate che vi chieda o di tornare insieme o di formare una coppia. Questo no, ma è un enorme passo avanti il fatto, forse di più che chiedervi una cosa del genere, il dirvi che vi vuole accanto in un'occasione dove di solito ci va un partner. E dove sicuramente l'ultima cosa che potrete fare è restare all'oscuro, no? Dagli altri. Qui è proprio andare allo scoperto, andare in pubblico. Vi vuole accanto, non vi dirà, questo è quello che penso io, poi speriamo di sbagliarmi, non vi dirà niente sul tipo di rapporto che vi lega, non vi dirà. Tanto siamo amici, andiamo, meno male, perché sennò roba da dagli da sberloni, non vi dirà neanche andiamo perché sai mai, magari diventiamo una coppia o comunque è un passo avanti, chissà che poi le cose tra noi non riprendano o non prendano a funzionare. Questo no, dovrete proprio valutare il peso di una richiesta del genere per capire comunque che state andando nella direzione giusta. È un passo molto importante, però ve lo ricordo, esce allo scoperto, ma non c'è una dichiarazione, sta per chiedervi di andare in un posto dove di solito ci va un partner, ma nient'altro. Non è poco comunque, perché questa è una dichiarazione importante. Ovviamente è un sottotesto che dovete andare a capire in questo atto, no? Quindi andiamo poi adesso a vedere qual è la carta che chiude. Certo, ma speriamo che ci ascolti. Quindi
qui c'è da lavorare sulle proprie paure. Un po' di paura ce l'avete anche voi, secondo me, ed è abbastanza giustificata. Difatti adesso voi siete in un'energia non del tutto positiva, anzi direi piuttosto rigida, piuttosto trattenuta. Chi però deve lavorare maggiormente sulle proprie paure è proprio questa persona. Difatti sta ancora nella fase di cercare il modo di uscire allo scoperto, no? Ce la farà, sì, però è questo un passo che, se volete, non è eclatante, ma è molto importante, quindi vi farà comunque sapere, capire che siete sulla strada giusta. Quindi non fate come questa persona che ha paura di scottarvi, di scottarsi, se ovviamente desiderate che ci sia uno sviluppo, in avanti, fate in modo di accettare e iniziate pure a sperarci, eh? Speriamo che si muova, questo è il discorso fondamentale, però è un passo importante. Ok, bene, allora per voi che avete scelto la lettera, il video finisce qui, spero che vi sia stato di aiuto e vi abbia anche un po' tirato sul morale, quindi come sempre vi invito a mettere il like e a iscrivervi se non l'avete ancora fatto e come sempre vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantica. Ciao. Stelle, anche per voi che avete scelto le stelle, è il momento di vedere che cosa sta per dirvi che non vi immaginate, quindi qualcosa che va al di là delle vostre aspettative. Si spera nel bene, naturalmente. Vediamo un po' qual è la prima carta che ci esce da qui. Allora, sono venute un po', però insomma. Allora, qui e ora. Wow. Questa non è un'indicazione temporale, sia ben chiaro, magari anche, però nella sua prima funzione è qualcosa che è molto centrato sul momento, quindi è qualcosa che riguarderà il momento in cui ve lo dice, quindi non è qualcosa che va a lungo termine, è qualcosa che vi dirà perché è dettato dalla situazione che state vivendo e è allo stesso tempo una carta che ci sta parlando proprio della situazione per così com'è in questo momento. Andiamo a prendere adesso il nostro Osho Zen e vediamo di capire meglio. Veda, saltano di brutto, quella è proprio saltata. Ha detto: ehi, sono qua. Vediamo anche cos'altro ci dicono le vostre rispettive energie, e poi naturalmente consideriamo anche quella esperienza e guarigione. Oh, guarda, qui è proprio una situazione che ha bisogno di essere sanata. C'è questa esperienza dell'esistenza, quindi c'è qualcosa che avete vissuto insieme. C'è già nell'aria non so che di riparazione, di messa a posto di qualche cosa. Vediamo cosa c'è qua, ho quasi paura a guardare. Integrazione. Allora, qua bisogna trovare la quadra su qualcosa che vi vede in questo momento distanti. È proprio io sono qua e lui è là o lei è là, cioè posizioni distanti su un qualche cosa che probabilmente vi ha portati a essere anche distanti nella vita mentale, il viaggio, il creatore. Oh, allora, voi su questa storia che viene da lontano, questa è una cosa che viene da lontano, ma vi siete arrovellati il cervello per secoli dei secoli. Avete fatto il vostro percorso e adesso la vedete in un modo che è quello e nessuno vi schioda di lì. Quindi, anche in questo caso, il qui e ora sta dicendo: non importa tutte le idee che avevi prima, hai fatto un percorso, ti sei guardato dentro, sei cresciuto, ti sei o cresciuta, ti sei analizzato, questo siete voi. Adesso siamo arrivati al nocciolo della questione. Quindi, secondo voi, qua avete capito come vanno le cose e che cosa è meglio anche per voi e come sono messe le cose. Integrazione. Evidentemente, da quello che abbiamo visto al taglio, la conclusione a cui siete arrivate non è la stessa dell'altra persona, o perlomeno, non lo è stata fino a questo momento. Infatti qua abbiamo un rallentamento, una lotta, è una politique, ha voglia qui, che energie torbide, quanto non mi piacciono. Allora, c'è sicuramente un aspetto di schermatura sui suoi veri sentimenti, perché
di lotta, una persona che non vuole ammettere cose, non c'è dubbio, nel rallentamento con la lotta, quindi le cose sarebbero andate molto più velocemente se questa persona si fosse lasciata guidare dai propri sentimenti e non li avesse invece mascherati da qualcos'altro. È una persona che non vi sta facendo vedere il lato vero di quello che prova per voi, difatti abbiamo la politique, che peccato, voi l'avete capito. Quindi che sia nel bene o che sia nel male, speriamo sempre nel bene, la pacchia è finita. Quindi qui questa persona intanto inizia a percepire anche le vostre energie, cioè che voi avete capito come stanno le cose. Speriamo che non sia su un inganno che c'è stato nel passato, dove avete quindi a questo punto capito veramente come stanno le cose. Fulmine della delusione, sono le mode. Allora, questa è l'occasione, diciamo che voi avete dato un nome a quello che è successo, può essere qualunque cosa, può essere stato essere su due posizioni diverse riguardo una relazione o una possibile relazione, può essere avervi nascosto qualcosa, voi ormai avete capito, quindi avete capito anche il perché di determinati comportamenti quando tutto non era ancora uscito alla luce, aver capito che è una persona diversa da quello che si mostrava, avete capito, insomma, quindi qui è finito proprio, no, il giochino. E adesso, queste posizioni distanti, inevitabilmente si sono avvicinate, ma non per altro, perché voi avete capito con chi avete a che fare. Poi con questo magari è la persona che amate di più al mondo, però adesso la vedete con altri occhi e quindi qui cambia tutto per questa persona, perché non può più negare. Qui c'è proprio una comprensione anche del suo modo di essere. Magari vi piace più di prima, io non lo so, però sicuramente quello vero o quella vera è quella che avete capito avere davanti ora. Ecco perché è ora, ecco perché questa necessità di integrazione. Giù la maschera a una persona di cui avete capito l'essenza. E difatti qua c'è, guardate che le energie sono belle. Finalmente ci sarebbe la possibilità di andare entrambi nella stessa direzione. È come se, pur avendo scoperto delle cose, magari anche non tanto piacevoli su questa persona, finalmente abbiate potuto comprendere i suoi comportamenti. Ma c'è da parte di questa persona una resistenza davanti alla possibilità di dirvi che avete ragione. Quindi è di quelli che negano anche l'evidenza. Eppure le energie sono assolutamente positive, quindi basterebbe un gesto di umiltà. Qui c'è stata una rottura. Era paura di guardare in faccia la realtà, che però adesso sembra completamente risolto. Quindi voi siete andati a fondo. Voi siete. Allora, o avete investigato sui fatti che sono successi con questa persona e avete capito perché si è comportato in un certo modo, e gliel'avete anche fatto sapere, oppure, se non sono i fatti, avete riflettuto a lungo. Anche con una certa sofferenza su come sono andate le cose, avete capito che tipo di persona è, indipendentemente dai fatti, cioè indipendentemente i fatti sono stati lo strumento per capire che persona è. Comunque voi siete in pace, diciamo, no? Avete raggiunto comunque la consapevolezza di come stanno le cose. Questa persona è sballottata a mille, perché è come se aveste preso la maschera e l'aveste tirata giù. Con molta dolcezza, ma è scesa, è caduta. E adesso c'è proprio questa paura. E difatti questa è una situazione, guardate che bello, integrazione e anche la temperanza sono in realtà la stessa carta, no? Di cui gli Osho Zen salvano soprattutto l'integrazione, perché è il distillare qualcosa in due. Prima da una parte e poi dall'altra, proprio il movimento di queste coppe. Sappiamo che la temperanza ci parla anche di guarigione, di sanare le ferite, a volte anche di perdono, comunque di comunicazione allo stesso tempo, sempre in questi termini. Quindi qui effettivamente sta arrivando qualcosa di piuttosto importante da parte di questa persona, che si stia sviluppando soprattutto nella sua testa, perché è lui o lei a essere a disagio, voi siete arrivati dove volevate arrivare a comprendere. Invece di qui c'è proprio lo sconcerto di non sapere bene
adesso dove si andrà, quindi è stato proprio beccato con le mani nella marmellata, che si tratti di un atto, di un comportamento o proprio di un modo di essere. Per esempio, un bugiardo cronico è un modo di essere, purtroppo, perché un bugiardo cronico, se andiamo a contare tutte le bugie, finiamo l'anno prossimo. Invece il comportamento, quello di continuare a mentire sistematicamente anche nelle cose piccole, è più semplice e riassumibile, no? Quindi ovviamente si arriva a questa conclusione contando un po' di bugie. E il traditore o la traditrice seriale anche. Però anche magari una persona che dice sì, faremo qua, faremo là e poi non avanza mai. Perché? Perché ha il terrore di avere una relazione. Quindi potreste aver capito questa cosa e non essere più lì ad aspettare. Capite che voi magari siete in pace, l'altra persona che si vede smascherato un po' meno. Vediamo che cosa sta per dirvi questo simpatico soggettino. E infatti qua c'è, riassumerei, morte e resurrezione. Qui proprio abbiamo falciato via qualunque tipo di maschera, di orpello, ma falciato via malamente. Quindi qui potreste anche aver scoperto qualcosa in modo piuttosto brusco, almeno se considerato dal punto di vista dell'altro. E qui c'è la cicogna, come se da questo, chiamiamolo incidente, anche se secondo me voi appunto avete lavorato molto per arrivare a questa conclusione, ci fosse la possibilità di rigenerare, di risorgere, di utilizzare gli errori per poter ricominciare da capo. Siamo qua. Per ricominciare però da capo, voi sarete stati bravi, sarete più in pace, ma se per esempio qui si tratta di un'offesa, di un tradimento, di una bugia o di un modo di comportarsi che è lesivo della vostra intimità o della vostra vita sociale, serve anche tutta questa energia della temperanza e dell'integrazione. Perché va bene, ho capito tutto e sono in pace, però magari sono anche un po' arrabbiato. Per dire, no? Quindi qui la resurrezione ha fatto che ci sia un segnale di ravvedimento. Va bene essere buoni, però insomma, vediamo un po'. Uff. Sì, vabbè. Va bene. Eccola lì. Allora, questa persona, io devo dirvi la verità. Perché per quello siamo qua. In questo momento, come potete immaginare, c'è chiusura. È una persona, l'immagine che mi viene in mente è proprio di chi sta chiuso, ma proprio anche fisicamente, perché si vergogna a uscire, come se aveste proprio scoperto qualcosa, avesse smascherato delle sue dinamiche di comportamento. Questa valutazione comprende un sacco di storie e sicuramente voi saprete meglio di me, no? Se vi rispecchia, a che cosa farla, a cosa associarla. È una persona che ancora comunque, nonostante abbia una gran voglia di recupero, e vediamo che è un recupero tra l'altro segnato da due carte che sono in armonia con la nostra temperanza, bene bene che cosa vi deve dire non lo sa. Non lo sa perché fino a questo momento gli è andata sempre di lusso con voi o con altre persone, si è sempre venduta in un modo e non ha mai dovuto fare i conti con qualcuno che lo così scoperchiasse in questo modo. Certamente adesso fa molta fatica a trovare un proprio equilibrio, nel senso che abbiamo questa ancora, questa stabilità, questo sentirsi ormai in parte, se vogliamo, no? Quindi quasi quasi ci credeva anche lui o lei, l'immagine che dava di sé al mondo, che poggia su una frusta. Quindi questo è un conflitto, è instabilità, incomincia a sentirsi mancare la terra sotto i piedi e c'è una chiusura, c'è un momento di riflessione anche amara su come sono andate le cose. Esattamente adesso che cosa sta per dirvi non lo sa, ma arriverà un momento in cui, esattamente come ci aveva segnalato la prima energia che abbiamo visto, vi troverete in una condizione in cui o vi dice qualcosa o sparisce, cioè no, sarà inevitabile dirvi qualcosa. Adesso non voglio mettere la classica scena del restare chiusi in ascensore, perché per carità, però
esistono quelle situazioni in cui è inevitabile scambiarsi delle parole. Qui sono parole forti, nel senso che qua sta covando proprio qui la classica pentola a pressione che rischia di scoppiare, la bomba orologeria, sta covando questo desiderio di dirvi, di parlarvi, ma non lo sta facendo perché esattamente non sa come muoversi. Qui arriva un'occasione in cui vi troverete, nella condizione di poter parlare in modo sincero, ma in cui non potrete evitare di parlare perché sarete da soli. C'è proprio questa idea di voler uscire da una situazione imbarazzante, quindi non so quale sarà esattamente il contesto, ma ricordatevi bene che anche voi comunque sarete contaminati, no, da questo suo imbarazzo, ma da questa capire che se la devi giocare o lì o mai, quindi tutto quello che è andato accumulando in quel momento, fino a quel momento, si capirà che quella è l'occasione per potervelo dire, no? Anche perché altrimenti una situazione non riesce a crearsela, e ve lo devo dire. Beh, che cosa vi dice? Che abbiamo l'albero ai gigli, innanzitutto una situazione di equilibrio, quindi qui sta per dirvi, attenzione, che vuole ritrovare l'equilibrio con voi, quindi vuole ripartire, avevamo la cicogna, da una situazione equilibrata in cui siete entrambi con le stesse armi, o se non vogliamo parlare di armi, con le stesse energie, quindi energie di sincerità, energie proprio di rinnovamento, quindi tirare una riga, ripartire da zero, con equilibrio, con connessione, con sincerità. Qui c'è un chiedere scusa. Anche quindi finire con le ostilità e vi dirà che è pronto a ricominciare a interagire con voi, certo poi dipende da voi in che modo interagire, in assoluta sincerità. C'è anche l'averci pensato su molto, vi dirà che ha pensato in questo momento di chiusura, di allontanamento, quasi di impossibilità e di impotenza, no? Sentirsi proprio nell'impossibilità di fare qualcosa, ha riflettuto molto, ha ritrovato l'equilibrio, arrivando alla conclusione che vuole essere sincero. Qui è molto importante capire se lo è sincero mentre dice che vuole essere sincero, e io vi dico che secondo me sì, l'unica cosa che vi devo per forza sottolineare è che non si esprimerà in modo molto chiaro. All'inizio qua c'è proprio la possibilità che biascichi un po', quindi che magari si esprima per la fretta, proprio perché capisce che ora o mai più possa dire delle cose che possono sembrare un po' incoerenti, ma alla fine qui vi sorprenderà dicendo proprio che ha riflettuto, che sente, io spero che dica anche che sente di aver sbagliato, in ogni caso ve lo farà capire, che vuole ritrovare il senso di stabilità che c'era con voi, che nessun altro riesce a dargli, che quindi ha capito che deve essere in armonia, e quando diceva d'armi pari era in senso pacifico, cioè stessa sincerità, stessa spontaneità, stessa mancanza di strategie, quindi ha proprio abbandonate, e che vuole essere trasparente, sincero, e vuole chiedervi scusa e mettere fine alle ostilità. Qui più che quello che vi dice, che insomma non è cosa da poco, veramente arriva come se fosse un lampo questa cosa del come deciderà di dirvelo, cioè veramente qui sarà una situazione, forse anche un contesto poco consono a una dichiarazione del genere, ma tenete presente che lo farà perché sente che quando mai gli ricapita più o le ricapita più il fatto di poter dire una cosa del genere, dove sarete quasi sicuramente solo voi due e dove avrà la certezza che per qualche minuto non ci sarà nessun altro. È una situazione chiusa dove non c'è nessuna interferenza, e quindi lì è un giocarsela, perché se sa benissimo che se sta a aspettare di riuscire ad architettare un qualcosa, una situazione dove tutto sia perfetto per potervi dire queste cose, non succederà, perché fino adesso non c'è riuscito, e perché comunque, visto che fa tanta fatica a parlare, un po' l'adrenalina dell'ora o mai più sarà quella che potrà far scaturire queste parole. Vi ricordo, ricordatevi, all'inizio sarà un po' difficile, no? Così da capire, da incanalare, ma poi alla fine il discorso è questo. Quindi è un chiedere scusa, una dichiarazione di aver compreso
quali erano le energie sbagliate nel vostro rapporto e una dichiarazione di intenti di essere ormai, di voler essere trasparente, sincero, leale e tranquillo, insomma. Quindi poi, ripeto, in questo momento è sincero, chiaramente poi sarete voi a valutare, no? Però è proprio un desiderio finalmente di smuovere queste acque che sono rimaste stagnanti, anche per sua incapacità. Ma vi dirà anche questo. Vediamo cosa ci dice questa carta. Infatti ci dice che cosa devi lasciare andare. Questo devi lasciare andare. Ha tenuto queste parole sconclusionate dentro di sé, si sono andate ad accumulare, 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 e adesso hanno bisogno di uscire. Quindi succederà in un'occasione di questo tipo e lascerà andare tutto. Tenete presente che sono, vi dico, al momento parole sincere dettate proprio da un desiderio di ritrovare anche un proprio equilibrio, oltre che a ripristinare l'equilibrio tra di voi. C'è anche una richiesta di essere perdonati. Anche questa è una cosa che è andata accumulando e per cui non è riuscito fino adesso a trovare un'occasione, a creare un'occasione perché questo fatto si verificasse. Quindi vi lascerà un po' così storditi, però alla fine quello che conta è il risultato e se stiamo a vedere quello che è uscito, direi che è un risultato molto più intenso di quello che avreste potuto immaginare. E quindi ecco perché non immaginate cosa sta per dirvi. Ok, bene, quindi stelle, direi che vi aspetta un momento insomma abbastanza intenso senza neanche dover aspettare troppo tempo. Bene, quindi anche per voi il video è terminato, spero che vi sia stato utile, vi sia piaciuto, nel caso mettete il like e iscrivetevi al canale, mi raccomando, come sempre vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao!